Di nuovo in onda e abbiamo qui con noi in studio Tina Simoniello, giornalista di Scienza e Salute, collaboratrice del quotidiano La Repubblica. Buongiorno, benvenuta a Omnibus. Buongiorno. In collegamento da Bangkok, da dove tiene sotto controllo la situazione, c'è Francesco Radicioni di Radio Radicale. Buongiorno Francesco, perché volevo fare un po' un punto con te prima poi di collegarci con il virologo Enrico Girardi, che è responsabile dell'epidemiologia dello Spallanzani. Volevo però chiedere a te un po' il punto, anche perché la foto di Xi Jinping con la mascherina ieri, la possiamo far vedere, ha fatto una certa impressione. Che cosa significa e cosa sta succedendo? Sì, è così, mentre il numero totale delle vittime ha superato proprio in queste ore i mille casi. Già nel weekend il numero dei morti era stato superiore a quello dell'epidemia della SARS durante i primi anni 2000. Non c'è alcun dubbio, in Cina in queste ore tutti i media di Stato aprono proprio con le immagini di ieri di Xi Jinping durante una visita ispettiva nella capitale. Come ricordavi, Xi Jinping si è presentato in un complesso residenziale, in un ospedale, in un centro di controllo della diffusione delle malattie, oltre ad aver tenuto una videoconferenza con Wuhan, l'epicentro di questa crisi, indossando proprio una mascherina chirurgica. Da notare, una mascherina chirurgica è il modello più usato, più diffuso in questi giorni nelle principali città cinesi, in praticamente tutte le città cinesi, ma non solo, anche nei paesi qui vicino. E anche su questo ci sono state delle speculazioni sulla tipologia di mascherina. Infatti, in queste ore in Cina c'è un'emergenza mascherine, non si trovano mascherine, i prezzi stanno crescendo in modo incredibile. E quindi anche su questo appunto è importante notare questi particolari quando lei tenta di leggere le foglie di tè della politica di Pechino. Allo stesso tempo c'è stata, su questa visita molto si è speculato perché dall'inizio di questa emergenza, di questa crisi sanitaria, il leader del popolo, il nucleo del Partito Comunista Cinese si è fatto vedere pochissimo in giro, ha incontrato il primo ministro cambogiano, ha partecipato a una riunione del Gotha del potere del Pechino, ma questa è la prima volta che scende per la strada, Che che si scende fa per la vedere, gente. che si fa In vedere. questi giorni molto si era speculato sui motivi che avessero portato a questa decisione di Xi Jinping, si era parlato dall'ipotesi più fantasiose come di un colpo di Stato, fino alla volontà di tenersi a distanza da questa, di non mettere la propria faccia su questa epidemia. Insomma, la risposta di ieri è stata senza dubbio Incisiva. importante. Se puoi rimanere ancora in collegamento con noi, perché poi ti volevo chiedere anche la parte, diciamo, di rapporto con l'Italia, ma è appunto al telefono con noi il professor Enrico Girardi, ripeto, è responsabile epidemiologia dell'ospedale Spallanzani. E credo che ci siano, insomma, ci sono molte cose da chiedere, anche perché partirei da qua, non so se Tina Simoniello è d'accordo su questo, questa dichiarazione che è venuta dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i contagi sono la punta dell'iceberg, quelli però fuori dalla Cina, mi sembra che si riferisse a questo, è Sì, così? è così. È così. Professor Girardi, quali sono i rischi fuori dalla Cina e in Italia? Ma i rischi fuori dalla Cina sostanzialmente attualmente sono bassi, diciamo, il rischio è che si inneschino delle catene di trasmissione locale. Ora, per fortuna, diciamo, queste catene non si sono innescate in Italia, nei paesi dove sono avvenute sono state estremamente limitate, stiamo parlando di diciamo, un numero molto piccolo di contagiati, sicuramente sotto la decina. Quindi diciamo che al di fuori della Cina ad oggi non c'è alcuna evidenza di diffusione locale, si tratta di casi importati e al massimo in alcuni paesi, ma non in Italia,
di casi, pochissimi casi secondari a quelli importati. Tina Simoniello. Ecco, quindi, professor Girardi, possiamo dire per quanto riguarda il nostro paese, e lo ricordo, in Italia abbiamo attualmente 3 casi positivi al test, sono 2 turisti cinesi e un nostro connazionale che comunque era stato a Wuhan. Possiamo dire che la situazione nel nostro paese è sotto controllo e quindi che come dire, questo nuovo coronavirus, che a volte sembra un panicoronavirus, a leggere alcune reazioni, appunto che questo timore, questo panico siano come dire, ampiamente immotivati, cioè stiamo funzionando come sistema e questa... cioè c'è un allarmismo nella domanda che fai? Secondo me c'è un allarmismo, come dire, c'è un'esasperazione dei toni. Peraltro qualche giorno fa proprio il direttore generale dell'OMS ha fatto una sorta d'appello dicendo cerchiamo di diffondere quello che è vero e non politicizziamo... come dire, una patologia, non politicizziamo qualcosa che non ha bisogno assolutamente di esserlo. Quindi ecco, la domanda è questa, noi, professor Girardi, stiamo contenendo bene e alcuni tra l'altro hanno detto che per l'Italia, oddio, rischio zero non si può dire perché non ha un gran senso, però che noi abbiamo un rischio prossimo allo zero, questo lei lo conferma? Sì, diciamo che a volte è difficile far capire, diciamo, trasmettere il fatto che l'attenzione che le istituzioni sanitarie stanno dando all'emergenza di questo virus è una cosa ben diversa dal fatto di dire che sia un pericolo attuale. È ovvio che noi dobbiamo dare un'attenzione a questo virus, come è stata data del resto ad altri episodi simili che si sono verificati in questi 20 anni, perché vogliamo che non diventi un pericolo attuale. Quindi l'attenzione che è stata fatta sul controllo delle persone che possono essere state esposte in Cina, sulla limitazione dei viaggi e così via, è un'attenzione dovuta a un pericolo potenziale, ma questo non va scambiato con il fatto che ci sia oggi un pericolo attuale in un paese come l'Italia. Quindi, esatto. Ripeto, il pericolo si concretizzerebbe nel momento in cui ci fosse una consistente diffusione locale del virus. Questa non c'è in Italia, come non c'è ad esempio in nessun paese europeo, dove pure ci sono stati casi, come in Italia, come diciamo in termini tecnici, casi importati, cioè persone con l'infezione ma con un'infezione acquisita dall'estero. Prego. Tina Simoniello vuole fare un'altra domanda. Sì, professor Girardi, dunque adesso abbiamo giustamente, come dire, scientificamente giustamente confinato, diciamo così, la preoccupazione, cioè quello che viene fatto, le temperature prese negli aeroporti eccetera, sono come dire, normali procedure in questi casi, quindi più che allarmare dovrebbero tranquillizzare, anche se mi rendo conto che non è facile per chiunque diciamo questa considerazione. Ma io una volta che abbiamo tranquillizzato vorrei invece chiederle conto di una notizia di ieri, e cioè che ho già visto questa mattina su diversi quotidiani online, per cui notizia shock, insomma, grosso modo, comunque hanno riportato la notizia di uno studio, o meglio di una review, di uno studio di studi, cioè di uno studio condotto da ricercatori tedeschi, che hanno analizzato 22 studi, pubblicati naturalmente, dai quali risulta, una review dalla quale risulta che i coronavirus, dico i coronavirus, non sto dicendo non in particolare questo. il COVID-19, resistono su alcune superfici fino a 9 giorni. Questo ha una lettura
semplificata, se così possiamo dire, potrebbe spaventare molto. Io le chiedo a questo punto, ci può spiegare cosa significa questo e che rischio, se c'è un rischio naturalmente per la popolazione generale, e che rischio c'è, o se invece questo rischio in realtà di fatto non esiste o è prossimo allo zero o è minimo, oppure riguarda una, come dire, una fascia di popolazione particolare, che so, per esempio i sanitari. Vorrei subito dire che comunque questa resistenza di 9 giorni su alcune superfici è facilmente abbattibile con dei disinfettanti, alcol, varecchina e acqua ossigenata. Quindi... Professore, questo tema delle superfici in effetti ieri ha attirato molto l'attenzione, i giornali oggi ne parlano tutti quanti. Sì, ma guardi, questo mi sembra di... Io purtroppo non sono giovanissimo e queste cose vi posso garantire che questi dibattiti sono andati avanti per tutti i virus che sono emersi fino a un certo punto. Per anni si è discorso sull'HIV, su quanto potesse resistere l'HIV, per anni si è discorso sul virus dell'epatite B, su quanto potesse resistere il virus dell'epatite B, quindi diciamo... In qualche misura è una storia che si ripete ogni volta che qualche agente virale emerge. Allora, leggiamo le cose per quello che dicono. Noi qua, questa può essere una, diciamo, è una cosa, è un interessante valutazione di tipo virologico sulla, diciamo, vitalità o sulla capacità del virus di essere distrutto. Tutta altra storia è l'infettività del virus, cioè la probabilità che una persona si contagi con delle particelle virali che possano essere rimaste su una superficie. Ora, sono due concetti totalmente diversi e vanno tenuti totalmente distinti, cioè perché una persona si contagi con questo come con qualsiasi altro virus. Il virus deve, diciamo, entrare, per così dire, nell'organismo da una porta d'ingresso che sia una porta d'ingresso efficiente. Ad esempio, tipicamente i virus non penetrano, escluso diciamo alcune eccezioni, ma i virus respiratori non passano dalla cute, quindi se io sono esposto a un virus respiratorio per via cutanea posso essere esposto, ma questo non significa che io mi contagio. Quindi il virus deve arrivare su qualche superficie, in genere superficie. Quindi mucose, mi pare che lei dica diamoci piano anche con questo tipo di ma sì, diciamo, cioè, ripeto, studi che vanno fatti, ovviamente studi che vanno tutti fatti, ma poi diciamo la traduzione. No, ma però guardi, le posso dire, diciamo, sono studi che vanno fatti, sicuramente hanno un interesse scientifico, ma il rilievo ai fini, certo, della trasmissione È tutta un'altro capitolo. Storia. Allora, e vado un momento. In modo diverso. Prego, Tina. Volevo chiedere al professor Girardi a proposito di un articolo uscito di recente, molto di recente, l'altro ieri, su Science Mag, e che prospettava, diciamo così, due scenari di massima rispetto al nuovo coronavirus, al COVID-19. E uno, come dire, ottimistico, e l'altro al contrario pessimistico. Quello pessimistico era naturalmente la pandemia. Quell'ottimistico però mi interessa di più, e cioè una stabilizzazione. Questa è la parola stabilizzazione, esatto. Se si va in questa direzione, quale prevale in questo momento, e se prevale davvero la stabilizzazione, secondo lei, se si possono prevedere, quali potrebbero essere i tempi di un picco? Professore, poi andiamo da Francesco Radicioni per la parte geopolitica. Prego, professore. Allora, diciamo, per così dire, la lettura, lo scenario migliore è quello che in qualche modo prevede un'evoluzione che sia un'evoluzione contenuta nel paese e che tenda ad esaurirsi come un'epidemia influenzale. Quindi noi sappiamo che le diffusioni dei virus respiratori, quello influenzale in particolare, ma in generale,
sono nell'emisfero nord legati a questi mesi, quindi tendono poi a esaurirsi, tenderebbero a esaurirsi, a attenuarsi fortemente nel giro di un paio di mesi, quindi l'ipotesi migliore è quella che la Cina riesca a contenere il virus e che poi questo contenimento attivo legato a un'evoluzione naturale, come per altre infezioni respiratorie, di tipo stagionale, tenda ad attenuare fortemente la diffusione nel corso di un paio di mesi, diciamo. Ecco, questa è l'ipotesi migliore, diciamo. È un'ipotesi, uno scenario molto verosimile. È ovvio che poi all'altro estremo abbiamo lo scenario della pandemia, in cui invece inizi la diffusione al di fuori di altri paesi, ma ripeto, ad oggi di questo scenario peggiore non abbiamo nessun indizio. Grazie professor Girardi. Francesco, ti chiedo per chiudere un punto invece sui rapporti Italia-Cina, perché abbiamo letto appunto di questi, insomma, che non sono piaciute le misure che il governo italiano ha preso, considerate troppo drastiche dal governo cinese, dalle autorità cinesi, e volevo sapere come si mette questa cosa. Come si metterà lo vedremo solamente nei prossimi mesi, ovviamente tutto dipenderà appunto dai rapporti, anche perché lo ricordiamo, questo era un anno importante anche per il turismo Italia-Cina, Roma, sono anni che appunto cerca di intensificare le rotte con le principali città cinesi e con gli aeroporti italiani, per l'appunto. Sì, lo accennavi, Pechino ha preso senza dubbio malissimo questa decisione del governo italiano di interrompere i voli, di interrompere i visti. È stata letta soprattutto come una decisione dettata molto più da preoccupazioni di politica interna e di dibattito tra maggioranza e opposizione, più che, lo sentivamo anche dalla collega a Roma, rispetto a un rischio sanitario di contagio veramente molto molto limitato. Questa è stata l'impressione delle autorità cinesi, sono stati tentati una serie di strappi anche con gli incontri al Ministero degli Esteri di Pechino con il nostro ambasciatore in Cina, tra l'altro un ambasciatore di fresca nomina. Certo. Ci sono una serie di preoccupazioni che riguardano ovviamente tutti i paesi, soprattutto i paesi confinanti. Io ti parlo in questo momento, lo ricordavi, da Bangkok. La Thailandia è un paese che accoglie ogni anno 10 milioni di turisti cinesi. Qui si sono registrati fino a questo momento oltre 33 casi di contagio, anche se ci sono molte guarigioni, compreso un caso di contagio cosiddetto secondario. Cosa ha fatto la Thailandia? Per il momento molti voli sono bloccati, però il governo di Bangkok ha deciso di non sospendere la possibilità per i turisti cinesi di ottenere il visto all'aeroporto. Quindi vorrebbero una soluzione, di questo tipo. Dovremmo tornare, mi pare di capire, ci sono tante cose da dire su questo piano, torneremo nelle prossime puntate. Volevo fare una domanda telegrafica ultimissima a Tina Simoniello ancora sulla questione dei dati, e cioè un grande tema è stato quello del se la Cina dà tutti gli elementi, fornisce tutti gli elementi, fa parte anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma se da un certo punto in poi, perché all'inizio c'è stato effettivamente un blackout, questo è cambiato e se questo tranquillizza il mondo scientifico per quello che tu puoi registrare. Per quello che io posso registrare, sì, a fronte di un noto ritardo iniziale, in questo momento io direi che tutti i dati da qualunque parte del mondo vengano prodotti, da qualsiasi organismo scientifico, università, enti di ricerca, eccetera, vengono resi pubblici. C'è una grande cooperazione a livello internazionale e non credo che in questo momento a nessuno, per nessuno sia un vantaggio nemmeno tenere, per le autorità cinesi, di nascondere. Io ritengo neanche per le autorità cinesi. C'è un'ottima collaborazione, come al solito nella scienza si lavora insieme. Al di là. Grazie Tina Simoniello, grazie Francesco Radicioni e professor Girardi, linea Andrea Pancani, Coffee Break. Noi ci vediamo domani. Buona giornata a tutti. Buona giornata.